Ma ciao ragazzi, bentornati al canale e bentornati insieme a questa merce di Samge di Denis Vavro della Lazio, o forse non più. Non vi sparo pure le bombe di calciomercato, perché sennò ragazzi poi è un casino. Però ragazzi, sono felice del riscontro che mi avete dato con il video di ieri. Era domenica, io sono stato tutto il giorno al lavoro, vi ho fatto anche il video, l'ho fatto uscire il giorno stesso, e già stamattina i risultati di quel video sono ottimi. Vi ringrazio, anche perché sono tornato a casa ragazzi con un pippo, ma con un pippo come direbbe lo zio, esagerato, altro che Rocco. Cioè Nasello gli fa una pippa a Rocco, perché Nasello è un bad boy. Comunque ragazzi, adesso dobbiamo continuare a lavorare su quest'auto. Innanzitutto la prima cosa che voglio fare, adesso che è mattina, sono bello fresco, ho dormito bene, andiamo a ispezionarla e vediamo se è rimasto qualcosa. Allora, come vi avevo detto, qui ho proprio un paio di spottini, vedete, qui, e non è un problema. Questi qua con la lucidatura, ragazzi, sono proprio residui ormai finali di vedi, anche qui. Aspetta, vediamo se te li trovo. Vedi? Sono proprio ormai residui finali di questo calcare, anche qui, solo su questa curva. Sul resto la macchina è abbastanza, diciamo, totalmente pulita. Le uniche aree che sono rimaste un pochino più possibilmente contaminate sono proprio qui, vicinissimo al bordo, e anche dall'altra parte, perché le ho viste prima. Eccoci qua, qui abbiamo ancora qualcosina, ma non è nulla di drammatico, nulla di drammatico. La macchina ha un miliardo di difetti, un miliardo, guardate com'è pulita la carrozzeria, solo in queste zone. Sicuramente ho fatto io meno attenzione durante il lavaggio. Le cose che non potremo recuperare di questa macchina, purtroppo, sono queste plastiche grezze. L'unica cosa che potremo fare è coprirle con un dressing a base solvente, perché sono completamente andate, guarda. Queste purtroppo non ho modo di recuperarle neanche chimicamente, perché se le cercassi di recuperare chimicamente probabilmente farei peggio. Qui sugli angoli del vetro, vedete ragazzi che il vetro è tutto a posto, qui sugli angolini, vedete, abbiamo ancora un goccino di calcare malefico. Quindi, a costo di prendere gli insulti, non me ne frega niente, utilizzo la logica. E questi spottini così piccolini vicini ai bordi non sarebbero neanche lucidabili, perché a mano lo so già che non si lucidano, ve lo garantisco. A macchina lì non ho modo di andarci con un tamponcino in rayon e queste cose qui. Useremo la lana d'acciaio super fina, la 0000, usando però la testa. Mi metto questa bellissima lampada da detailerone sul melone e con la lana d'acciaio super fina, pian piano, stando attenti ai bordi e alle guarnizioni, perché comunque è un'azione abrasiva, senza premere per non fare casini, una leggerissimissima pressione e andiamo ad uniformarci queste zone vicino al bordo. E va via subito, perfetto, anche qui. È molto ammorbidito, questo residuo di calcare, perché sulla prova che avevo fatto l'ultima volta, ragazzi, anche con la paglietta c'era da diventare matti, ma da diventare matti. Cazzo, sembro Super Saiyan con sta roba qua, fa un caldo dell'ostrica. Mi raccomando ragazzi, non fatelo. Questo con la lana d'acciaio super fina deve essere solo la 0000, occhio, perché sennò graffia il vetro. Questa non lo graffia se non fate un lavoro da macellai. Non usatelo su questo tipo di materiale se non siete sicuri di quel materiale, perché questo materiale a volte non è propriamente vetro, e tanti specchietti, soprattutto delle auto moderne, se lo usate
su questo materiale davvero lo rigate. Quindi sugli specchietti, ascolta Ciammastro Nasello, la paglietta dimenticatela. Si usa proprio ormai in casi di emergenza, dove è l'ultima spiaggia, sul vetro. E guardate, adesso ve lo faccio vedere, perché poi mi dicono no, hai graffiato il vetro. Sì, ho graffiato sto cazzo. Guarda Ciannasello come ha graffiato il vetro. No, non è graffiato, ragazzi. Ormai è solo da pulire col pulitore vetri, ma ormai è alla fine di tutto il lavoro. Poi faremo polvere lucidando e queste cose qua. Però arriviamo ad oggi. Dennis, già che c'eri potevi anche cagarci dentro in sti 10 giorni. Ragazzi, questa macchina gliel'avevo pulita da Dio 10 giorni fa e l'è cunciata de travia. L'avevo cunciata de travia. Non so dove sia andato, non so cosa abbia fatto, ma veramente uno schifo bestiale. Guarda qua. Dove cazzo sei andato, Dennis? Where did you go, Dennis? In just 10 days. Urca bestia, guarda chi che burdel dell'ostrega. Ma visto che Mastro Nasello fa di necessità virtù, questa macchina, ragazzi, andiamo a pulire questo interno a tempo record, utilizzando un po' il melone, anche perché io non è che devo fare l'interno sta macchina qua, l'avevo già fatto. Però l'auto è nuova, l'interno è stato pulito in modo abbastanza dettagliato, di molto recente. Quindi, andando a rigor di logica, tutto questo sporco che adesso ci fa così impressione, è sporco totalmente superficiale. Accendiamo la Tornador e facciamo un esperimento. Non usiamo nessun prodotto, questo è il Alcantara. Belle. Bene, avevo bisogno di un goccio di prodotto solo qui. Il piano black è già impestato. Ah, sti calciatori, ragazzi, sti calciatori. Anche lì un goccio di prodotto. In sta macchina c'è più bordello che a casa di Nasello, ragazzi, perché Nasello è così maniaco di auto, ma a casa c'ho un casino, ragazzi. Quando la donna, la mia donna, lavora tutta la settimana, perché lei lavora una settimana sì, una settimana no, c'è da chiamare la protezione animali. Tra me e Bud facciamo di quei casini devastanti a casa, un po' come i calciatori nelle loro macchine da 1.000.000.000.000.000.000. Ma finché ha quattro ruote, Mastro Nasello non delude mai. Allora, la situazione era drammatica. Che casino! No, adesso facciamo due spruzzate. Adesso vi faccio vedere. E in a tempo record 42,2 secondi, facciamo questo interno faigo e facciamo anche tutti i bei disegnini sui tappetini, queste cose qui. Adesso facciamo tutto. Guarda che, aspetta Mastro Nasello. Are you ready, boys? Prendiamo il mio fido interior cleaner purifier maniac che mi arrapa di brutto. Andiamo a pulire tutto l'interno con quello. Sì, perché ormai ci sono APC, tipo anche Omnia, tipo anche Interior Cleaner Purifier, tipo anche altri di altre marche che io ormai non so, ma non perché non le voglio dire, perché ormai non compro più nulla. Io lavoro con quello che ho. Sicuramente li faranno anche altri, che sono prodotti che vanno bene e sono sicuri praticamente su tutti i materiali per le pulizie di mantenimento. Quindi includo anche l'alcantara, anche la pelle, anche il tessuto, anche le plastiche, senza problemi. Questo a me gusta parecchio. Andiamo 1-3. Usiamo due panni e una GLE. Calcolo che in 2 minuti la facciamo. Aspettiamo ad aspirarla. Non è un problema aspirarla, ragazzi. L'aspirazione la possiamo fare anche alla fine, perché intanto adesso ci volerà del bel casino. Allora, la macchina è già stata pulita dettagliatamente, vi ho detto, 10 giorni fa. Ed è solo ed esclusivamente per questo motivo che io in questo momento posso permettermi una pulizia così extra veloce. Identifichiamo le macchie più ostinate. Da una spruzzata sulla parte bassa, dai sempre
il carico, perché lì c'hai sempre le ginocchiate, le pedate. Inumidiamo il panno con un minimo, ma proprio un minimo, di pressione. Tac. Andiamo dentro. Intanto la macchina sembra disastrata, ma quando tu la macchina l'hai già pulita a fondo e devi fare la pulizia di mantenimento, la pulizia di mantenimento la fai in un microsecondo, anche quando pensi di avere la macchina sboccia da far schifo. Non è vero. L'importante, ragazzi, è sempre la prima pulizia. Quella di mantenimento poi viene da sé. Oh, pannello porta come nuovo. Stessa cosa, ormai lavoriamo solo col prodotto erogato sul panno. No problem anche sullo schermo, ovviamente usando panni di qualità, non i panni classici all rounder da un euro, quando lavorate su auto con materiali delicati. Questa operazione diciamo che è quasi una spolveratura, ovviamente con inumidita di prodotto, e immediatamente rifinita se volete averla bella, perché non è che puoi lavorare con un panno e avere la macchina bella, no, cioè i materiali vanno rifiniti sempre a secco. Come si spegne la radio? Cazzo, devo schiacciare qua, porca bestia, che capisci in caso? Non lo so, abbasso il volume, capisco un cazzo di queste macchine qua nuove. Stessa roba, l'attenzione massima sul piano black, massima, perché rigarlo è una roba da nulla, perché si riga solamente se lo guardi il piano black. Quindi sul piano black bisogna andare con il panno ovviamente di qualità, morbido, bello morbidoso, e senza nessuna pressione, semplicemente passarlo. Se rimangono gli aloni, l'alone sul piano black, invece di utilizzare la classica tecnica cazzo o l'alone che sul piano black ti si sposta, tu vedi, è come se avessi una macchia che passi il panno e te la tiri, e lì ti incazzi e inizi a grattare. No, la cosa che devi fare è fare un effetto davvero a spatola col panno e senza nessuna pressione utilizzare non questa parte del panno, ma questa, appoggiandoti così, movimento rettilineo con una pressione, quella che potrebbe essere la pressione di un tuc, così, e te lo togli invece di portartelo in giro. Stessa cosa per questa macchia che noi abbiamo qui, è sufficiente lavorarla così, è sicuramente un residuo di nulla, asciutto, guarda, è già asciutto, e vedi, è già a posto, sempre sul panno. Stessa cosa dall'altra parte, dove abbiamo questa macchia sul pellame. Sono sicuro che non sia una macchia da dover spazzolare, queste cose qua, solo ed esclusivamente perché questo è un mantenimento di una cosa fatta bene già 10 giorni fa. Anche lì abbiamo una, non so dove sia andato, ragazzi, dovete chiamare Sherlock Holmes. Guardate, già a posto. Ovviamente le battute delle porte, se non avete altri panni dedicati specificatamente per quelli, li fate ovviamente solo alla fine. Adesso lavoriamo su situazioni pulite, su materiali delicati. Per lavorare sulla plasticaccia delle battute delle porte ci possiamo pensare proprio come ultimissima cosa. Bene, io nel frattempo ho fatto il giro di tutta l'auto, in 2 minuti davvero, non di più, l'ho sistemata. Stessa cosa, battuta delle porte, preciso. Interior Cleaner Purifier su tantissimi materiali non richiede neanche il doppio buffing, è anche per quello che mi gusta, perché è velocissimo, non lascia l'alone sulla plastica, su quel tipo di plastica sicuramente no.
Ovviamente questo panno, tutti i panni ormai che abbiamo usato, dopo averli passati su questo tipo di materiali, vanno immediatamente messi da parte, lavati, soffiati. Guarda qua, 2 minuti senza la telecamera, 2 minuti, 2 minuti ho fatto l'interno, adesso in altri 3 minuti me lo aspiro e poi rimarrà da fare i vetri, che sono quasi già puliti tranne alcuni, che pure le mani sui vetri ci hai messo, orca bestia, mi fai girare le balle Andiamo ad aspirarla, ragazzi. Adesso i tappetini ce li togliamo. Perché andremo a farli belli anche con i lobby. Bene, raga, allora arriviamo al momento. Guardate che schifezza di tappetino. In 10 giorni conciato da buttare via. Come faremo? Aspiriamolo intanto. Ora lo soffiamo a secco. Bene, il tappetino è stato lavato 10 giorni fa e non so lui cosa abbia fatto, dove sia andato. Glico 1 a 5, avete visto con la Tornador quanta sabbia che è volata via? Qui al 99% non abbiamo sporco da togliere con l'alcalino. Quindi diamo di glico 1 a 5. Prendiamo una spazzola. Una spazzolaccia ho trovato. Lavoriamolo bene. Possiamo andarci a fumare un sigaro tra 2-3 minuti, anche 4, anche 5. Lo soffiamo e vediamo la magia. Buona, il fumino me lo son fatto. Possiamo andarlo a soffiare. Ovviamente, ragazzi, questa, mamma mia quanta polvere, devo lavarla a Tornado. Questa è sempre una pulizia di mantenimento, E ora, magia, andiamo a spazzolarcelo in una direzione sola. Scegliete o questa, è uguale. Prendete il vostro logo, potete stamparli anche con le stampanti 3D ormai questi loghi, Lo centriamo. Abbiamo pettinato in su, il logo lo pettiniamo in giù. Sui bordi, dove potremmo aver toccato, l'avevo pettinato in su. E voilà! Viene meglio sul tappetino del passeggero. Bello come il sole, no? Guarda che bello il bianco della scritta MG. Eh? Alla grande! E li facciamo tutti così. Inizio a sudare e a puzzare di letame. Ma la macchina è finita.
Adesso andiamo a rifinire, ovviamente. Guarda, guarda che bella. Ovviamente adesso andiamo a rifinire i vetri e questo schermo. Ok, magari andiamo a fare i vetri. Calcolate che ci vuole ovviamente un pulitore vetri specifico. E la cosa essenziale nella pulizia vetro non è tanto il prodotto, secondo me, che comunque aiuta, ma il panno, come ho già detto. Serve un panno apposito per i vetri, perché sennò tutti gli altri panni, anche col miglior prodotto, ti lasceranno i puntini, ti lasceranno gli aloni, ti faranno tirare giù il Vaticano. E invece no. Ragazzi, tra l'altro, a breve probabilmente uscirà un altro codice sconto che mi darà Mafra per voi, credo del 20% su Maniac e su tutta Mafra. E questo panno vetro, presumo che sarà già sul Mafra Shop in quel momento. È un panno pazzesco, pazzesco davvero per i vetri. Ti basta spruzzare sul prodotto, spruzzare sul panno, te lo rifinisci, infili il dito sugli angoli, ovviamente questo è un mantenimento. E il panno ha molte facce perché è molto grande e dall'altra parte fai subito buffing così e va benissimo, davvero va benissimo. Usando questo panno dal giorno che me l'hanno mandato, che lo stesso giorno poi ho telefonato anche di dire mandatemene ancora, non ho più avuto bisogno di usare il waffle per rifinire, che comunque nel caso voi vogliate potete usarlo, per carità di Dio. Il waffle però assolutamente non va bene sul quadro strumenti. Questo display è delicatissimo, assolutamente delicatissimo. Un panno waffle, che è un panno abbastanza duro con questa trama, non va assolutamente bene. Serve un panno proprio così. E anche lì, con un minimo proprio di prodotto, subito girando dalla parte del panno asciutto, arrivi a un risultato di pulizia spettacolare, ragazzi. Davvero spettacolare. Così come sul vetro, cioè non hai nessun alone, hai una brillantezza proprio del vetro pazzesca. Quindi magari io vado a pulirmi gli altri vetri e poi probabilmente andrò a pulire me stesso e continuerò la lavorazione su questa macchina in lucidatura. Lucidatura, protezione, qua abbiamo segni di carteggiatura di fabbrica, una vernice originale che fa vomitare, vi giuro, una macchina in questo stato con questa vernice che sembra verniciata da mio cugino con 82 kg di buccia d'arancia, una macchina, non quanto costa sta macchina? 150.000 euro, 200.000 euro, 800.000, che ne so io quanto costa, non lo so, ma costerà un botto, non l'avrei ritirata, vi giuro di no, ma lo vedremo nel prossimo video. Stay tuned on Nasello Channel International. Ragazzi, iscrivetevi al canale e mettetemi un like, per favore, è gratis, mettetelo, dai. Ci vediamo al prossimo episodio, che lo registrerò già oggi pomeriggio. Adesso vado a mangiare, mica che dimagrisco. Devo conservare il mio physique du rôle che fa impazzire tutte le pensionate del Tesco. Ciao ragazzi, vi voglio bene.